Cari ragazzi, vi parlo di me, di quello che ho passato e vissuto. Non serve dire non drogatevi, oppure drogarsi fa male. Quello lo sappiamo tutti. Ce lo dicono sin da giovani e noi, alzando gli occhi al cielo, ascoltiamo sempre la stessa cantilena, detta dai nostri genitori, i nostri insegnanti, la società. Ce lo dicono credendoci o per moralità. Ce lo dicono così come sto facendo io con voi, ma io non voglio convincervi o persuadervi. Voglio solo raccontarvi la verità, la mia storia d'amore più grande, quella con un mostro che mi ha distrutto e tolto ogni cosa, la sostanza. Voglio raccontarvi del mio primo pensiero al mattino, delle crisi quando non c'era più, dell'ossessione nel recuperarla, delle lacrime di una madre nel vedere la propria figlia bruciare la sua vita, una figlia che neanche davanti alla disperazione della donna che l'ha messa al mondo riesce a fermarsi. Perché è vero, la droga fa male. Tutti per sentito dire dicono che è difficile smettere, ma nessuno capisce l'ossessione che ti provoca, la disperazione di perdere tutto e poi la consapevolezza, vuoi smettere ma non riesci, diventa impossibile. Questa sarà l'ultima, poi smetto. Sempre la stessa frase, dopo l'ennesimo buco d'addio, se potessi tornare indietro a quando tutto cominciò. 15 anni, che bella età. Hai tutta la partita della tua vita nelle mani. Ero una ragazzina buona e generosa, ma mai abbastanza per i miei genitori. A scuola ero sempre la seconda scelta di chiunque. Ero brava nello sport, ma anche quel pilastro è crollato da un giorno all'altro. Non avevo più niente, ma poi è arrivato lui. Alto, carismatico, capelli lunghi, suonava in una band. Mi aveva catturata. E da qui le prime canne, le prime bevute pesanti. E poi lei, l'eroina. Sapevo che cos'era, sapevo benissimo a cosa stavo andando incontro. Questo però non mi ha impedito di provarla. Per curiosità, forse, per sentirmi più forte, per essere parte di un gruppo, per colmare un vuoto, per l'affetto mancato dei miei genitori. Tante cose mi hanno portato a provare. Troppe hanno fatto sì che poi cadessi in questo baratro. Dopo il primo buco è stato alla fine. Estasi, follia, frenesia, brivido, apatia, calma, quiete. Tutto ciò che desideravo. Ma con il tempo tutto questo dura sempre meno e te ne serve sempre di più. Si diventa tutto l'opposto di quello che eri, una persona apatica, asociale, piatta. Esiste solo lei e tutto intorno è terra bruciata. Dirle addio sembra impossibile. Quando avevo 20 anni pensavo di poter smettere quando volevo. Quanto ero stupida. Non capivo che la sostanza mi controllava. Ero il suo burattino. Qui al CUFRAD, il primo passo su cui si cerca di lavorare in sinergia con la persona è l'accettazione del problema. È fondamentale creare un legame con i nostri ospiti, al fine di costruire un rapporto di fiducia che è alla base della cura di qualsiasi patologia, ma soprattutto della persona e dei suoi schemi disfunzionali che si celano dietro. Il processo di accettazione passa attraverso una serie di obiettivi stabiliti: accettare la vita comunitaria, accogliere il trascorrere del tempo senza la sostanza, la presa in carico di nuove responsabilità, la riacquisizione di autostima. È importante lavorare sulla gestione delle emozioni positive e negative che riaffiorano col tempo. Il processo di cambiamento passa anche attraverso la sofferenza. In comunità rielaboriamo parti delle storie di vita per leggerle in altri modi. Per liberarsi di pesi è importante far condividere con gli altri il proprio mondo interiore. Si lavora sulla ricostruzione della propria personalità e insieme ad esso si impara a relazionarsi con l'altro. È importante parlare di sé, delle proprie emozioni, con altre persone che hanno vissuto le stesse esperienze e che sono pronte lì ad ascoltare. Bisogna lavorare per trovare delle soluzioni alternative attraverso una maggiore consapevolezza che nel tempo viene a costruirsi grazie al lavoro individuale che viene offerto dalla comunità, oltre che al confronto attraverso i gruppi terapeutici. Tutto questo aiuta chi è in difficoltà a fare scelte migliori che porteranno a una maggiore realizzazione futura, sapendo poi affrontare i problemi che la vita pone loro davanti senza cadere nell'uso della sostanza.
Il suo abuso non dà possibilità di vivere pienamente la propria vita, perché non permette di vivere la bellezza che ognuno ha dentro di sé. Ecco ragazzi quello che ho da dirvi, vivete bene la vostra vita, sappiate dire di no a quel mostro che ha rovinato la mia e abbiate la certezza che non lo dico per moralità o per sentito dire. Ora ho ripreso in mano il mio futuro, voi siete ancora padroni di scegliere per il vostro.